Dove eravamo rimasti? Ah sì, abbiamo visto le due ambientazioni classiche, Greyhawk e Mistara, rispettivamente caratteristiche delle diramazioni Basic e Advanced del D&D delle origini. Dopodiché abbiamo scoperto le due ambientazioni ideate dai coniugi Hickman, Ravenloft e Dragonlance, le quali hanno accompagnato delle importanti evoluzioni nel modo di vedere e di giocare Dungeons & Dragons, che lo porteranno gradualmente negli anni 80 e 90 ad assumere la forma di gioco tradizionale che conosciamo oggi. Come avrete capito dal titolo, oggi ci occupiamo di un'altra ambientazione molto importante nella storia di D&D, che è poi diventata, ed è tutt'oggi, l'ambientazione principale di D&D, o per meglio dire quella su cui si concentrano la maggior parte degli sforzi editoriali. Quale sarà il motivo di tutto questo successo? In cosa risiede il segreto, l'unicità di questa ambientazione rispetto a tutte le altre? Lo vedremo in questo video, ma come al solito prima vi chiedo di iscrivervi al canale se ritenete interessanti i miei contenuti e mettere un like. Cosa ci spinge a giocare di ruolo? Tirare secchiate di dadi, ridere con gli amici, divorare patatine e trangugiare bevande sono tutti ingredienti di una serata di divertimento coi fiocchi. Ma sarebbe lo stesso farci un risico o un Monopoli? No, noi no! Noi vogliamo vivere storie originali esplorando mondi magici e fantastici, incontrare personaggi leggendari e misteriosi, essere i protagonisti di romanzi mai scritti. La genesi dei reami dimenticati, a detta del loro creatore Ed Greenwood, precede di molto quella delle altre ambientazioni viste finora, e addirittura del gioco Dungeons & Dragons stesso. Infatti afferma di aver iniziato a scrivere storie e inventare questo mondo di fantasia all'età di 8 anni, fantasticando che Toril fosse un mondo facente parte di un multiverso composto da molti mondi, compreso il nostro. Greenwood al tempo scriveva per sé e non pubblicò mai le sue storie, se non che quando poi nel 74 nacque Dungeons & Dragons, chiaramente fu amore a prima vista, e Greenwood, al tempo quindicenne, pensate un po', ci si buttò a capofitto, utilizzando il mondo che aveva creato per le sue sessioni. Un rodaggio iniziale che abbiamo visto essere comune a buona parte delle ambientazioni che abbiamo poi visto pubblicate. Greenwood iniziò a proporre il suo materiale alla comunità del gioco con una serie di articoli pubblicati sulla rivista The Dragon. Il primo compare sul numero 30 nel 1979 e dal 1980-81 il nome di Ed Greenwood compare regolarmente fra i redattori della rivista. Prima cioè che le sue idee fossero date alle stampe e proposte alla comunità, questa era già stata preparata e ammorbidita per diversi anni. Dragon Magazine era un po' l'incubatore dove venivano concepite tutte le componenti che avrebbero poi fatto parte della cultura del gioco. Usciva mensilmente, non parlava solo di D&D, ma di un po' tutti i giochi di ruolo dell'epoca. Conteneva i materiali più disparati, da consigli su come si doveva masterare, a statistiche e descrizioni di mostri, oggetti magici, divinità, incantesimi, ma anche lettere della comunità. Era insomma un vero e proprio zibaldone di pensieri, che oltre a vendere e tirar su due soldi come pubblicazione, aveva l'effetto di mantenere vivo e in evoluzione il mondo del gioco di ruolo di quei tempi. In questo contesto Ed Greenwood cominciò gradualmente a introdurre qualcosa del suo mondo, principalmente oggetti magici e mostri, parlando per bocca di Elminster e Volothamp Gedarn, due dei suoi più celebri personaggi. Alla TSR sapevano che Greenwood era una persona di grande fantasia e aveva un sacco di conigli da tirare fuori dal cappello, e quando nel 1985 Gary Gygax perse il controllo della compagnia e fece le valigie, non senza intentare una bella causa per proteggere la sua proprietà intellettuale, Jeff Grubb fu incaricato di estrarre materiale creativo dalla miniera Greenwood per realizzare una nuova ambientazione indipendente dalle pretese di Gygax, un po' come Gygax aveva fatto a sua volta con Anderson, dividendo le linee editoriali Basic e Advanced. La nuova ambientazione avrebbe dovuto essere General Purpose, come Greyhawk, ma avrebbe dovuto cogliere l'occasione per superare Greyhawk, avere un prodotto più ricco e più coerente, ed il materiale di Ed Greenwood sembrava essere adatto a questo scopo. La TSR così iniziò un lavoro a molte mani e su varie dimensioni. Il Forgotten Realms campaign setting fu dato alle stampe già nel 1987, oltre ciò si iniziò a lavorare all'adattamento di alcuni moduli in corso di sviluppo per essere inseriti nella cornice della nuova ambientazione, è il caso ad esempio della serie di moduli Bloodstone e della trilogia delle Isole Musce di Douglas Niles, ma in seguito, man mano che si faceva chiaro su cosa poteva avanzare rivendicazione Gygax e cosa no, questo processo di adattamento fu esteso anche ad altro materiale, come ad esempio il Caratur delle avventure orientali di Zeb Cook,
Se vi ricordate, nello scorso video abbiamo parlato del modulo Pharaoh di Tracy e Laura Hickman. Bene, anche quello ha dato origine poi a una serie di moduli adattati per i Forgotten Realms, ma non solo. È in questo momento che TSR commissionò a Robert Anthony Salvatore i primi romanzi ambientati nei Forgotten Realms, nei quali l'autore attinse a piene mani, oltre al materiale di Greenwood, in generale al calderone storico di D&D, soprattutto alla lore sul sottosuolo e sui Drow, originata nella serie di moduli classici Into the Depth of the Earth. La sua creazione più duratura e iconica è la figura di Drizzt Do'Urden, emblema proprio di questa iniziale fusione che ha dato vita un po' alla ricchezza dei Forgotten Realms. Questo processo di integrazione, se vogliamo, cannibalizzazione di ciò che era stato pensato per Greyhawk, da parte della nuova ambientazione ebbe luogo negli ultimi anni Ottanta e fu prodromo e preparatorio all'uscita della seconda edizione Advanced del gioco nel 1990, durante la quale i Forgotten Realms ebbero la loro vera e propria epoca d'oro. Grazie anche a questi grossi investimenti iniziali, questa ambientazione si sarebbe gradualmente affermata e stabilizzata come ambientazione principale del gioco, supportata da una copiosa produzione di libri da parte soprattutto di Salvatore, ma anche e soprattutto di fumetti e videogiochi, degni di nota la serie Eye of the Beholder, ambientata a Waterdeep, ma anche e soprattutto Neverwinter Nights, uno dei primi giochi di ruolo multiplayer online della storia. Attenzione, era un gioco per MS-DOS, non confondiamolo con l'omonimo che ha poi avuto un grande successo nei primi anni 2000. Chiude il cerchio, e probabilmente è il principale responsabile del successo globale di questa ambientazione, Baldur's Gate, uscito nel 1998. Bene, quindi abbiamo capito come è nata questa ambientazione e con quali mezzi ha raggiunto il successo. Ma non abbiamo parlato dell'ambientazione stessa. Forgotten Realms è quindi solo una grande concentrazione di sforzi creativi da parte di molti autori, supportata da sostanziosi investimenti in quantità di materiale prodotto e marketing, o c'è qualcosa in più? Certamente il fatto di essere nata da subito come lavoro a più mani le ha dato un vantaggio rispetto a Greyhawk, che ha dovuto aspettare per anni i comodi del suo autore padrone per iniziare a avere un suo sviluppo. Per certi versi Forgotten Realms è un Greyhawk che ce l'ha fatta, ma Forgotten Realms è davvero un setting così generico? È davvero intercambiabile con Greyhawk, solo un po' più ricco? In realtà no, potrebbe sfuggire a una prima occhiata, ma c'è una differenza importantissima fra queste due ambientazioni, che è un po' la caratteristica fondamentale di Forgotten Realms e il vero e proprio motore di tutte le dinamiche del suo particolare tipo di high fantasy, e cioè l'approccio alle divinità. Nel boxed set di Greyhawk del 1983, infatti, leggiamo che la gente del Flaenes adora delle divinità e che alcune di esse, più che altro le minori, intervengono talvolta in prima persona nelle faccende dei mortali per i propri interessi. Nei Forgotten Realms la faccenda è ben diversa, sono le divinità, chiamate poteri, a fare dono della magia ai propri fedeli, sono coinvolte direttamente in affari terreni, il loro potere aumenta o diminuisce in relazione al numero e al potere dei propri fedeli, l'avanzamento dei chierici dipenderà dal favore della loro divinità. Insomma, tutti questi concetti che a chi gioca oggi, o meglio a chi ha giocato nella mia generazione, potrebbero sembrare scontati e parte stessa delle regole di D&D, in realtà sono originali di Forgotten Realms e sono la loro caratteristica fondante. Nei Forgotten Realms tutto si muove a causa delle divinità. Per le divinità proiettano il loro potere attraverso le loro chiese, i loro fedeli, i quali a loro volta determinano il potere delle divinità. Questo vi potrebbe accendere una campanella, abbiamo detto tante volte che nel high fantasy la magia è in mano a poche persone, le quali diventano gioco forza le classi dominanti del nostro mondo fantasy. E così nel Forgotten Realms, dato che la magia è data dalle divinità, le classi dominanti non possono non essere a loro legate. Questo perlomeno nella formulazione originale dell'ambientazione. Vedremo che in sviluppi successivi, specialmente durante la quarta e quinta edizione del gioco, questo concetto, che all'inizio era un pilastro fondante dell'ambientazione, è stato molto messo in discussione, diciamo. Questa caratteristica è il principale punto di forza dell'ambientazione. Un master, grazie a questo, può facilmente creare dinamiche di fazioni contrapposte, semplicemente utilizzando divinità alleate, rivali o semplicemente con interessi in contrasto, senza dover tirare in ballo direttamente le divinità come PNG. Sarebbero estremamente scomode, ma facendole intervenire per tramite dei loro chierici e dei loro fedeli. Questo sistema è geniale anche perché trasforma la ruota degli allineamenti, che è un sistema di descrittori di comportamenti morali, in un semplice indicatore di vicinanza o lontananza alle varie fazioni religiose, dando così una comoda leva al master per interpretare PNG e fazioni in relazione a quello che fanno i PG, in maniera non arbitraria. Se avete visto il mio recente video sui tre pilastri, ho parlato dell'importanza di avere tecniche e materiale per non rendere il pilastro dell'interazione sociale dipendente dall'arbitrio del master, e nell'ambientazione Forgotten Realms la ruota degli allineamenti diventa facilmente uno di questi strumenti, ne riparleremo meglio in un video apposito.
D'altro canto, una tipica critica che viene fatta ai Forgotten Realms è che, essendo basato così strettamente sugli allenamenti, i giocatori si possono sentire limitati nell'interpretazione, c'è il rischio che i personaggi risultino stereotipati. Tuttavia, se è chiaro che gli allenamenti non sono in realtà in alcun modo prescrittivi del comportamento dei personaggi, ma solo descrittivi, e definiscono in realtà soltanto delle fazioni, questa critica non si regge molto in piedi, anche se è vero che al tavolo questo equivoco si può presentare, quindi questo sistema non è totalmente esente da problemi. Ciò detto, non è un caso che il primo supplemento per Forgotten Realms approfondisse una città. Waterdeep è storicamente il setting per avventure cittadine per antonomasia nella storia di D&D. L'avventura cittadina era stata in realtà già introdotta nel mondo del gioco di ruolo sin dal 1979, 8 anni prima, con Cities della Midkemia Press. Ma in questo filone TSR non aveva mai veramente creduto. L'unico supplemento per avventure cittadine degno di nota precedente era stato Lankmar, City of Adventure, basato sui romanzi di Fritz Leiber. Era un pilota, un esperimento, e molto meno impegnativo basarsi su un materiale intellettuale già esistente che produrne di nuovo. Waterdeep fu quindi un importante passo strategico per TSR, il debutto per quanto riguardava il campo dell'avventura cittadina e il proporre un'ambientazione originale adatta a questo tipo di avventura. Insomma, quello che oggi chiamiamo il pilastro dell'interazione sociale stava acquisendo gradualmente un ruolo molto importante in un gioco che era stato fino a quel punto per lo più incentrato su esplorazione e combattimento. E Forgotten Realms fu l'occasione giusta per inserirsi anche in quel tipo di mercato. L'idea sarebbe stata anche replicata in seguito. In Advanced seconda edizione uscì City of Greyhawk per giocare avventure cittadine nell'ambientazione di Gygax, ma anche, come vedremo, ambientazioni successive avrebbero avuto le loro grandi città da esplorare e vivere, come Sigil per quanto riguarda Planescape e Sharn per quanto riguarda Eberron. Ovviamente Forgotten Realms non è fatto solo di avventure cittadine, è un intero mondo molto grande e dettagliato chiamato Thoril, e in particolare dettaglio il materiale si concentra in un continente chiamato Faerûn. Fare una collezione di tutto il materiale è molto difficile, c'è veramente un sacco di roba. Quindi andiamo per ordine. Il contributo personale di Ed Greenwood all'inizio si è concentrato principalmente su Waterdeep, il nord della Costa della Spada, che sono anche ad oggi le parti più conosciute dell'ambientazione, come aveva fatto nel Dragon Magazine. Anche nei supplementi Greenwood descriveva la sua ambientazione, così come magie, oggetti magici, mostri e altri elementi, per voce dei suoi due alter ego, gli immancabili Elminster e Volo. Celebri nella prima metà degli anni 90 proprio i volumi di Greenwood dedicati alla descrizione di parti dell'ambientazione chiamati le guide di volo. Altri autori hanno poi arricchito i Forgotten Realms sempre nei suoi primi anni con altre parti e tematiche, ad esempio, come già citato, le isole Moonshade e il Karatur, le terre a nord della Corsa della Spada, teatro della prima serie di romanzi di Salvatore, le terre a sud della Corsa della Spada, ovvero Amn, Kalimshan e Tethyr, e ad opera di Steve Perrin l'iconico Tai, la terra di necromanti in vesti rosse. Muovendosi verso gli anni 90 e a D&D, seconda edizione, l'attenzione creativa in particolare di Greenwood si spostò su zone diverse del continente di Thoril, ovvero Cormyr, il mare delle stelle cadute, il deserto della Nauruk, le valli. È in questo contesto che nascono anche le più celebri fazioni contrapposte dell'ambientazione, ovvero gli Arpisti e gli Zentarim. Vengono pubblicati i supplementi esotici Mazdika e Al-Qadim, e viene approfondita e arricchita la lore riguardo gli Elfi Oscuri. Tra parentesi, non sono un grande fan dei libri di Salvatore, ma il primo della serie degli Elfi Oscuri, appunto, Homeland, ha il pregio di descrivere molto bene Menzo Berranzan e la società dei Drow. Il sottosuolo e gli Elfi Oscuri diverranno una delle tematiche centrali dell'ambientazione. Successivamente l'ambientazione fu approfondita in innumerevoli direzioni nello spazio e nel tempo, e probabilmente questo non è il video giusto per andare a scavare così a fondo. È importante rilevare però, come già accennato, che l'ambientazione si è evoluta negli anni. Non solo a ogni nuova edizione si aggiungevano pezzi di storia, che avevano la duplice funzione di adattare l'ambientazione ai cambiamenti nel sistema di gioco e creare nuovi spunti d'avventura, ma praticamente ogni cosa che veniva pubblicata, dai videogiochi ai fumetti, ai libri, costituiva canon nella storia del Faerûn. Quindi andare a esaminare esattamente tutti i cambiamenti che nella storia ci sono stati per questa ambientazione sarebbe una faccenda lunga e complicata. Vediamo solo le cose più significative. Nell'Advanced si aggiunse, ad esempio, anticipato da una serie di romanzi, il cosiddetto periodo dei disordini, una parte di storia in cui erano centrali, indovinate un po', le divinità, le quali vengono temporaneamente bandite dai loro reami extraplanari e costrette a camminare fra i mortali. Si potrebbe parlare poi dell'Orda Tuigan, o dell'ascesa e caduta, ritorno e ricaduta dell'impero Neterese, o allo stesso modo degli Mascari e dei regni antichi e di come essi siano in realtà legati addirittura alla storia del nostro mondo. Gli sconvolgimenti più grossi dell'ambientazione però sono molto recenti, risalgono alla quarta edizione con l'introduzione della piaga magica.
e alla seconda frattura introdotta invece con la quinta edizione. Questi due eventi nell'ambientazione furono modifiche molto profonde, si parla di sconvolgimenti anche geografici, cambi nei livelli di potere e di diffusione della magia e soprattutto un parziale ridimensionamento del ruolo delle divinità. Queste modifiche furono dettate specialmente da ragioni legate al sistema di gioco, all'evoluzione della sua comunità e a un graduale processo di rifiuto del sistema della ruota degli allenamenti da parte specialmente dei nuovi giocatori, su cui l'intera struttura dell'ambientazione si basava. Wizards of the Coast avevano usato questa evoluzione e questo fu uno dei motivi per cui durante gli anni della terza edizione si provò a investire molto su Eberron, un'ambientazione più moderna che aveva la caratteristica di svincolarsi totalmente dalla ruota degli allenamenti. Tuttavia forse i tempi non erano maturi e si capì ben presto che la comunità, o almeno buona parte di essa, non voleva una nuova ambientazione, voleva solo giocare alla stessa ambientazione ma meno high magic, con meno divinità e allineamenti di mezzo, e che l'investimento creativo su Forgotten Realms era stato negli anni troppo importante per abbandonarlo, e quindi si intraprese la non facile strada di cercare di modificare l'ambientazione stessa. Ad esempio la piaga magica nella quarta edizione, causata dalla morte della dea della magia Mistra, che causa sconvolgimenti addirittura geografici, in cui guarda caso la città super magica di Halrua viene distrutta, l'isola super tecnologica degli gnomi Lantan sparisce nel nulla, il mondo di Toril si fonde col mondo di Aber, dal quale vengono i dragonidi, delle creature che guarda caso non adorano alcuna divinità. Insomma, questa faccenda era sembrata un po' a tutti un po' tirata per i capelli. Infatti fu ricevuta, diciamo, con sentimenti contrastanti da parte della comunità, specialmente da parte dei vecchi giocatori, che avevano giocato in terza edizione in Advanced e rimanevano quantomeno spiazzati da questi eventi. Quello che poi si fece con la seconda frattura, ai tempi della quinta edizione, aveva al contrario il sapore di voler rimettere le cose a posto, tornando indietro dagli eccessivi stravolgimenti del periodo della piaga magica, senza però al contempo tornare a riproporre la preponderanza di allineamenti e divinità che era in essere prima di essa, e senza rimangiarsi troppo materiale creativo. Ad esempio i dragonidi li vediamo ancora oggi vivi e vegeti. Insomma, abbiamo capito che la storia di questa ambientazione è strettamente legata a quella della ruota degli allineamenti, al suo significato e a come si è evoluto nei decenni. I Forgotten Realms nella quinta edizione hanno un po' perso quel piglio. Se leggiamo le avventure ufficiali sembra che siano un po' involuti in una specie di Greyhawk sotto steroidi. Si sono un po' abbandonate tutte le varie gemmazioni degli anni 90 ed è tornato ad essere un'ambientazione concentrata più che altro sulla Costa della Spada, il sottosuolo e poco altro. Negli anni della quinta abbiamo assistito anche a un importante fenomeno di riadattamento di materiale per Greyhawk all'ambientazione Forgotten Realms, sempre probabilmente nell'ordine di idee di alleggerire il gioco della sua struttura basata su divinità e allineamenti, che non va più di moda, per non dire che crea imbarazzo. Le nuove avventure cercano di sostituirle con varie fazioni laiche, diciamo, come gli RPG e gli Zentari, ma anche altri come l'Enclave di Smeraldo, l'Ordine del Guanto d'Arme e l'Alleanza dei Lord. Chiudiamo col dire che il videogioco di grande successo Baldur's Gate 3, un po' sorpresa, e questa cosa peraltro non si scopre fino più o meno a metà del gioco, riesuma in gran pompa il tema classico delle chiese e delle divinità, pur non tirando in gioco la ruota degli allineamenti. Sarà questo il sintomo di una volontà da parte degli sviluppatori di tornare di nuovo sui propri passi? Un ultimo spasmo di un'ambientazione che sembra ormai destinata ad essere qualcosa di diverso da ciò che l'aveva sempre caratterizzata. Anche il video sui Forgotten Realms giunge al suo termine, sarete forse delusi, ma ovviamente non posso condensare tutto quello che ci sarebbe da dire su questa ambientazione in un solo video. Così come è per tutti questi video sulle ambientazioni, più in particolare magari per questo, per quello di Mistara, che sono le più varie e corpose, come mi faceva notare qualcuno nei commenti. Sarò felice in futuro di fare altri video che vanno magari più nel dettaglio ad affrontare parti specifiche di specifiche ambientazioni. Scrivetemi cosa ne pensate nei commenti. Nel frattempo il nostro percorso nella storia delle ambientazioni è tutt'altro che concluso. Siamo solo alla fine degli anni 80, abbiamo ancora molto lavoro da fare. Le prossime ambientazioni sono forse quelle più interessanti e particolari, perché sono quelle che cercano di discostarsi di più dal fantasy classico, ma abbiamo tempo per parlarne. Nel frattempo commentate, vorrei sapere il vostro pensiero, ad esempio se sapevate dello stretto legame tra i Forgotten Realms e gli allineamenti, se preferite quella vecchia visione dell'ambientazione
così fortemente legata alle divinità, o quella un po' più annacquata di oggi, o addirittura quella intermedia e un po' folle della quarta edizione. Mi piacerebbe sapere se per voi gli allineamenti sono una parte fondamentale del gioco e di questa ambientazione, o se secondo voi fanno bene gli sviluppatori a cercare di sbarazzarsene. Insomma, fatemi sapere, commentate, mettete like, iscrivetevi. Per il momento dalla scimmia è tutto, alla prossima!